Sì, signora. C'è un uomo per lei. Ok, cosa stavamo facendo più che altro? Allora, abbiamo battuto la baguette e adesso andiamo avanti verso... L'infinito e oltre. Esatto. Volevi dire... Ma c'è il rivale. Sì. Sì. Gesù chiede: carissimi Paco e Zeffo, sono il padre di Gesù, Dio. Secondo il mio modesto parere, questo canale non è molto educativo. Quindi potreste cambiare formato di video e insegnare ai bambini speciali un po' di religione, grazie all'onnipotente Dio. Facciamo che no? Diciamo che io e la religione siamo due cose opposte. Crazy Manu chiede: ma quando esce Pokémon Penumbra? Sì. Ha ragione. Emilio quello là chiede. Sì, quello, proprio lui, lo conosci. Chi scegliereste tra Bidoof e un cuscino? Dipende da che cuscino stiamo parlando. Nalchio chiede: il vostro capo preferito della regione di Sinnoh? Omar. Sì, Omar. Elio di Liberto: cantate Lost in Fozzo Alone. Se non sapete il testo, cercatevelo, pigroni. Ma tu pensi che noi siamo così inetti da non sapere il testo di Lost in Fozzo Alone? Più che altro ci vorrebbe Avon. Lui è capace di cantarlo. Esatto. Magari facciamo un video a parte con Avon, dai. Lo prometto. E fu così che non lo facevo mai. Federkey chiede: Zeffo, non sai quanto sono d'accordo con te su Bleach. Ah, non era una domanda. Ah, allora per questo ti voglio bene. Jin the Greninja CP chiede: cosa ne pensate degli orgasmi durante i vlog? Io penso che i bambini di oggi non possono capire l'emozione di cadere da una mattonella infuocata armata di ascia. Perché io mi eccito guardando i video hard con Scatterbug Shiny e il governatore russo. Non ho capito. Neanch'io. E non voglio capire. Scusami. Sì, qua non siamo mica quella merda di... quella merda di Sumi. Perché dovete sapere che c'era una pagina, forse c'è ancora, che si chiama Quella Merda di Suneo. Avevo trovato Censi, tra l'altro. E comunque chi si ricorda di Doraemon saprà che Suneo è una persona poco rispettabile, in quanto riccone di merda. Quella merda di Suneo. Oh, si sta schiudendo l'uovo. Anche se non è un soprannome la Gucci Boy, devo darlo comunque. Pimpi. Tanto nessuno potrà capirlo. No, giusto, è vero. Come lo chiamo? Deve essere qualcosa con Gucci Boy. Allora, ora se no pago affitto. Basta contando su Egg Referendum, Andrea Di Pre, faccio una sega, Raul Bova, Kebab, Francesco Totti, vaffanculo, compra. Vaffanculo. No, vaffanculo, ho paura di Isis. Matteo Renzi, Svega Berlusconi, al pranzo, ingiusto, cielo grosso, iPhone 6, Mussolini, Barbara Du. No, è maschio, mannaggia. Ah, c'è Swag e Cicciona. Vai. La fica sta cadendo. Cadendo. Occhio che poi ci mettono il video nella restrizione. La fica sta cadendo ed è una cicciona. Io la voglio salvare. Paco. Salvare. Paco. Io la voglio Paco. Salvare, ma rischio porca di morire. Porca troia. Ho finito. Stai zitto. Vabbè. E poi ci mettono il video in restrizioni come tanti altri che non so come e perché. E ragazzi, giochiamo a Paladins. No. Ok, restrizione perché giochi a Paladins. Ah, ok. Perché penso fosse per le tue imprecazioni. Stai zitto. Dan Kaneki chiede: carte di Yu-Gi-Oh preferite? Le mie sono Poseidra, il drago atlantico, e Brionac, drago della barriera di ghiaccio. Ce l'hanno già fatta sta domanda, ora ci penso. Penso fosse la nostra carta preferita, se ne abbiamo di più possiamo dirle. Cominci tu o comincio io? Vai, che ci devo pensare. Allora, la mia carta preferita in assoluto è The Gastos Freeze. Però tra quelle che adoro, le mie preferite, diciamo, c'è Bujin Yamato, il samurai super pesante di livello 10, il sincro, ma non mi ricordo come si chiami.
poi c'è Deskbot 003. Mamma mia, quella carta è bellissima. Ok, dicevamo Cyber Drago in assoluto. Poi non mi ricordo più come si chiami. I sei samurai magari? Stai zitto. Non mi ricordo come si chiami la tamer, quella di livello 1 delle Ritual Beast. Lara? Credo. Sempre dei Ritual Beast, Kanaok, Shien. Christian Corsi chiede: avete mai giocato a Pokémon Resolute? Se sì, cosa ne pensate? No. Io sì, è un progetto carino, ma la grafica fa altamente cagare. Il nostro amico Trichecolagante chiede: oh no, mi avete mandato Pyle sotto casa. Comunque, ad essere precisi, proprio oggi mi sono dimenticato di spammarlo. Ah, sei brutto. Simone Olla chiede: puttana! Cosa pensate? Ok, scusa. Cosa? Contatore. Ah, cosa pensate di quei cosplayer che non conoscono il personaggio che stanno interpretando? Che la vita l'è brutta. L'è brutta, l'è brutta. Visto che nessuno di noi è dentro il mondo del cosplay, cioè, non mi faccio questi problemi, sinceramente. Colui che guarda i cantieri 33, aspetta, questo qua era Freedom, ok. Chiede: 1. Cosa ne pensate delle fusioni Pokémon e delle hack fangame a loro dedicate? Davvero non ci state facendo questa domanda? In genere le fusioni nei giochi Pokémon sono un po' come... una merda. Esatto. E non avendo provato dei giochi del genere, sono aperto comunque ai titoli che magari li provo e ti do un'opinione. Iscritto preferito? Ancora. E... non ve lo diciamo. Dov'è via Brombeis? A Napoli. Anche voi siete col fiato sospeso per la continuazione dell'ottavo episodio di Cantieri? Allora, purtroppo questo video uscirà logicamente dopo l'episodio 9 che abbiamo già visto e ha fatto anche parecchio cagare. Esatto. Serie TV preferita? Non guardo serie TV. How I Met Your Mother, penso. Però guardavo My Name is Earl, che era l'unica che mi piacesse. Poi è diventata una merda e ovviamente l'hanno cancellato, perché... Nicky Nighe chiede: quanto vi piace la 29esima generazione? Da 1 a 29, 30. Marco Tasoni chiede: preferireste un arrosto di piedi alla torta o una torta all'arrosto di piedi? Sì, signore. Padre risponde con: io lo dico ora, Zeff risponderà con: e le patate. E invece... suca. Delia Margherito chiede: da quel che dicono i rumor, e sembrerebbe confermare Wikipedia, la nuova voce di Trunks... in Dragon Ball Super dovrebbe essere Patrizia Mottola, ovvero Ub. Pareri? A me non frega niente, dato che seguo la serie in Jap. Non mi ricordo neanche la voce di Ub, sinceramente. L'ho visto in Dragon Ball GT una volta e mi ha fatto cagare. E anche noi lo seguiamo in Jap, quindi ci potrebbe fregare poco o nulla. Ovviamente perché in Italia arrivano troppo tardi le puntate. E non tutte insieme, ma... Avete finito di usare Vendetta, Contatore e altre stronzate così? Ma dove sei, scusa? Vicino a... come si chiama? Rupert. Il nulla chiede: ma se Avon fosse Paco, Paco fosse Zeffo e Zeffo fosse Avon, no! Cosa faresti? No, 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 no. Sì, stai calmo. No. Non voglio andare a 0.1 frame per giocare, scusami. Goldbox98 chiede: Killer Queen ha toccato la mia domanda, quindi ne faccio un'altra. Avete mai giocato a Life is Strange? Se sì, chi è il vostro personaggio preferito? Io ci ho giocato per 10 minuti. Poi... io non ci ho ancora giocato. Non è che mi piacciono troppo le avventure grafiche, comunque... quel genere non è che mi piace troppo. Ho giocato giusto a Beyond, però mi sono annoiato subito. Da Maverick Blast chiede: farete mai l'unboxing di Dragon Ball Xenoverse C4 Nari Rama Edition? Sì, quando uscirà ovviamente. Allora, la prossima domanda è molto particolare di Fuschio. Ecco. Canzone di Morandi preferita?
Il triangolo no. Non l'avevo. Ah no, aspetta, non è questo. Ah no, e cos'è allora? Ciao Omar. Darky 701 chiede. Adesso devo andare a riprendere la domanda perché è sparita. Finita la quinta gen, pensate di fare robe simili con le hack più famose? Non ho la minima idea. Boh. Ci mancano ancora due giochi oltre questo e qua siamo neanche a metà. Quindi c'è tempo. Ok, Fara, dai, sì, chiede. Ogni tanto mi piace cambiare username, comunque. Avete mai giocato di Disgaea? No, proprio niente. O meglio, me l'ha consigliata, non ricordo chi. Però, mi ha detto che fosse un gioco ignorante, o sbaglio? Crazy Manu chiede, e se invece Avon procreasse con un Pokémon, che ne uscirebbe? Non voglio pensarci, sinceramente. Neanch'io. Mio Super Gesù Trademark chiede, ma il video non rischia di venire cancellato? No, perché Paco è stato stuprato così male che sto video è un porno. Grazie! Abbiamo finito le domande. Yeah! Allora amici, anche per oggi è finita. Noi ci vediamo venerdì prossimo, perché questo video uscirà sabato per problemi vari. E ricordatevi di fare le domande con Fuck You Avon. E poi nella descrizione ci sono tutti i canali secondari e cacate varie. Cioè noi non riusciamo proprio a essere precisi con gli orari, eh. No, sono proprio... solo per questa volta. Sono proprio stronzi dentro. Sì. Ciao. Ciao.